Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Simo. Ciao ragazzi. Davide Bettiol. Ciao Davide. Allora ragazzi, adesso aspettiamo di essere in un po', poi partiamo. Ha vinto, con mio grande piacere. Ciao Robby, ha vinto la questione potenziamento neurale, quindi parliamo di programmazione volta più allo svolgimento di un programma sul lungo periodo. Ciao Matte, ciao Max, ciao ciao ciao. Allora, stasera voglio parlare di potenziamento neurale. Cosa significa? Significa che tratteremo un po', in linea generale quella che può essere la programmazione annuale per lo sviluppo della forza e dell'ipertrofia e tratteremo la seconda fase, ovvero la fase che segue, il perfezionamento tecnico. Daniela Rocca vuole che parli della mia sciarpa, però il segreto sarà svelato alla fine della diretta tra un'ora. Facciamo un'ora secca di diretta, per cui alle 22:15 sospenderò le comunicazioni. E, ciao Thomas, c'è Roy, ciao a tutti. Adesso aspettiamo di essere un po' qui e entriamo nel dunque. Adesso vi spiego un po' a livello generale come sarà la diretta di questa sera. Voglio fare un attimo un resoconto di quello che è appunto la programmazione annuale dell'allenamento della forza dell'ipertrofia, quindi uno sviluppo su una cinquantina di settimane, che poi possono essere 45, possono essere 55. Abbiamo la mia fantastica lavagna e siamo esattamente a casa mia, nel senso che ho allestito la sala proprio per essere più operativo possibile. E cerchiamo di parlare di quello che è non tanto il perfezionamento tecnico che è doveroso per quanto riguarda le impostazioni delle alzate fondamentali, ma parliamo del periodo che segue il perfezionamento tecnico. Se avete delle domande, allora io adesso mi concentrerò sullo svolgimento della lezione, sulla presentazione dei contenuti e se avete delle domande, magari ci teniamo un quarto d'ora alla fine, per cui alle 22 sospendo e ci teniamo un quarto d'ora per riuscire a trattare nello specifico i vostri dubbi. Ok? Bene. A livello di distribuzione annuale, per quanto riguarda lo sviluppo di forza e lo sviluppo di ipertrofia, che cosa ha senso fare? Andiamo a vedere che cosa ha senso fare durante l'anno, perché un grande problema è ok, adesso io posso dedicarmi alla forza, poi cioè che conseguenzialità di stimolo posso avere? Io posso dedicarmi all'ipertrofia, al pompaggio, bene, ma dopo cosa faccio? Prima cosa faccio? Un allenamento logico prevede un continuum tra quelle che sono le diverse fasi e ogni fase prepara a quella successiva. Adesso faccio un breve riepilogo della programmazione annuale, dopodiché andiamo a vedere la fase numero 2. Allora, possiamo dividere la programmazione annuale in quattro macro aree, ok? 1, 2, 3 e 4. La prima grande macro area è la fase T1. La fase T1 è la fase di perfezionamento tecnico, quindi faccio tecnica. Tecnica, lente, movimenti lenti e fermi lunghi. Fermi lunghi, adesso mi sposto dall'altra parte. Allora, fase T1, cioè mi arriva un soggetto che vuole migliorare di forza e di massa muscolare. Cosa gli faccio fare a partire da oggi? Gli faccio fare un periodo di perfezionamento tecnico. Il periodo di perfezionamento tecnico mi permette, attraverso dei movimenti lenti, attraverso dei fermi lunghi in punti strategici dell'alzata, mi permette, ed è quello che abbiamo trattato in una delle precedenti dirette, mi permette di fargli imparare bene un movimento.
Salto la fase in mezzo, che è quella che trattiamo stasera, perché voglio farvi capire il perché facciamo questa fase qua. Andiamo direttamente alla fase 3. La fase 3 normalmente è il blocco JAV, blocco JAVAD. Il blocco JAVAD prevede altissimo volume di lavoro sui fondamentali, altissimo volume, un altissimo volume di lavoro, però a carichi abbastanza elevati, quindi non faccio 10 serie da 10 o 10 serie da 20 o del pompaggio, io vado a lavorare con schemi di questo tipo che hanno questo tipo di evoluzione. 10 per 6 serie al 70%, quindi 70% del massimale, un attimo che lo riscrivo, così si vede meglio, 70%, 10 per 6 serie. Questo programma, in questa fase, consideriamo che là il primo dura dalle 6 alle 8 settimane, la fase centrale dura fino a 13 settimane, il blocco JAVAD, invece, dura 18 settimane. Quindi, 18 settimane. Questa è la fase più importante in assoluto durante l'anno. Il problema, ragazzi, è che se io faccio della gran tecnica con movimenti lenti e imparo correttamente il movimento e voglio in una fase successiva andare a picchiare duro sui fondamentali, manca un pezzo, perché io quella tecnica là la svolgo con dei movimenti lenti e dei fermi lunghi che mi vanno a corrompere il naturale movimento del corpo. Inoltre, nel primo periodo il carico utilizzato, proprio perché devo imparare, è molto molto basso, ok? Essendo molto molto basso e volendo io invece fare un carico abbastanza interessante per un grandissimo volume di lavoro, e questo programma tra l'altro si evolve aumentando progressivamente la percentuale di carico e calando il numero di serie, beh, se io voglio andare a picchiare duro mi manca un periodo intermedio di adattamento, che è un po' la chiave del funzionamento del programma, proprio perché in un programma strutturato bene io non devo andare a pensare che cosa succede in una fase specifica, quindi non mi interessa assolutamente niente se lì io faccio ipertrofia o lì faccio forza. Questo è un grandissimo errore che anche molti preparatori compiono, ok? Per cui si va molto spesso in stallo perché si vuole fare qualcosa in quel periodo lì, però non si è preparato il corpo per poter affrontare al meglio quel periodo specifico. Ok, quindi se io voglio picchiare duro, fare 6 serie da 10 al 70% del mio massimale per 3 sedute a settimana, che è un lavoro molto tassante per il corpo, io devo essermi preparato, perché se io lo faccio dal nulla inizio a dire il programma fa schifo, è troppo pesante, sono in sovraccarico, non ho la genetica. Invece la genetica per questo programma ce l'hanno avuta tutti quelli che hanno affrontato questo tipo di programma. Avvicino un po' il computer in modo che si veda meglio. Tutti coloro che hanno fatto una fase di impostazione tecnica e un periodo intermedio di adattamento, che è quello che trattiamo stasera, sono riusciti a chiudere in maniera molto molto positiva il blocco JAV. Il blocco JAV lo tratteremo nello specifico verso dicembre. Quello che vogliamo fare stasera è riuscire a capire come si fa a passare da un periodo di impostazione tecnica a un periodo dove si picchia veramente duro, ok? Sostanzialmente un grande errore, oltre a quello di non dedicarsi alla tecnica, è appunto quello di dedicarsi alla tecnica in un certo periodo, poi penso di averla imparata e poi ciao, ok? E poi sono già pronto per affrontare allenamenti molto pesanti o allenamenti molto a volume. Ecco, questo non accade, non è vero, nel senso che se noi impariamo bene la tecnica di un esercizio, ma non abbiamo una fase in cui dalla tecnica vera e propria passo all'utilizzo di carichi più importanti con la stessa tecnica, allora quando vado a picchiare duro
non ho una tecnica corretta. Cioè, quella tecnica che io faccio nel T1 è una tecnica che, tra virgolette, è un po' fine a se stessa se non viene adattata con carichi alti e volumi di lavoro elevati. Arriviamo quindi al dunque, alla fase di potenziamento neurale. Ok? Potenziamento neurale è un nome arbitrario, nel senso che vuol dire tutto e niente, significa che in questo periodo noi andiamo a stimolare principalmente quello che è il sistema nervoso e abbiamo un grandissimo ritorno a livello ipertrofico. Nella fase di potenziamento neurale, io cerco di utilizzare quella tecnica dei fondamentali che ho imparato nel primo periodo e trasferirla a carichi più alti. Ok? E soprattutto divento bravo a gestire alti volumi di lavoro. Adesso andiamo a parlare un attimo di percentuali medie. Nel primo periodo, quando devo imparare la tecnica di base, quindi quando mi arriva un soggetto o io stesso devo imparare lo squat, la panca, lo stacco, su che carichi mi indirizzerò? Dal 40 al 50% del massimale. Ok? Dal 40 al 50% del massimale è un carico anche a volte il 30 o il 20% per un atleta che ha un sistema nervoso molto forte. Questo mi consente di fare cosa? Beh, mi consente di imparare un movimento che è un movimento però finto, tra virgolette, perché quello che io imparo a carico basso non è detto che lo sappia fare a carico alto e devo imparare a trasferire queste cose. Il potenziamento neurale serve proprio a prendere questa tecnica che io svolgo con movimenti lenti, fermi lunghi e carico basso, prenderla e trasferirla a un carico alto. Cioè, se io ho imparato a fare uno squat a bilanciere libero o con 40 kg, non è detto che io riesca in un futuro a mantenere la stessa tecnica al 70, 80, 90, 95%. Okay? E il periodo di potenziamento neurale mi serve proprio a questo. Quindi la fascia di lavoro principale va dal 70 all'80% in questa fase qua. Ok? Una cosa che specifico, ragazzi, e che non smetterò mai di dire, e che ci si scorda sempre nelle preparazioni di bodybuilding, in quelle di powerlifting meno, perché c'è dal punto di vista della programmazione più cultura. In una programmazione di bodybuilding, se io imparo una cosa e se io riesco a costruire massa muscolare grazie a un certo tipo di stimolo, io non posso mai abbandonare del tutto quel tipo di stimolo, ok? Questo è il motivo per cui io suggerisco a chi va in gara, perché mi è capitato di vedere tanti ragazzi che in off-season, parlo di bodybuilding, in off-season sono molto qualitativi, densi, pieni, poi quando vanno a avvicinarsi alla gara, oltre per un discorso alimentare, però pur mantenendo un'alimentazione ricca di carboidrati, arrivano sul palco svuotati, poco densi a livello muscolare. Questo perché? Perché molto spesso con l'avvicinarsi a una gara di bodybuilding si trascura il motivo per cui il mio corpo è cresciuto nel resto dell'anno, ovvero uno stimolo con un carico importante. Per cui se arrivate sotto gara con la muscolatura che è liscia, che è svuotata, molto probabilmente, oltre che per un discorso alimentare, può esserne la causa una non perfetta gestione dei carichi di allenamento. In pratica, l'obiettivo è quello di arrivare in gara o al momento di maggior tiraggio, se parliamo di agonisti, con un sistema nervoso cosciente, con un movimento buono, in modo che la muscolatura continui a essere stimolata così come durante il resto dell'anno. Ok? Questo discorso è ovviamente, anzi direi soprattutto applicabile a quegli atleti che non sono agonisti, come immagino la maggior parte di voi, e che però vogliono riuscire a arrivare a una ricomposizione corporea appagante, mantenendo appunto dei volumi, delle forme, delle striature, quindi una qualità estetica parecchio positiva. Nel periodo Jawad ci andiamo a spostare invece su carichi più moderati, okay, nel primo blocco, con però un altissimo volume di lavoro. Ripeto quello che ho detto prima. Il periodo Jawad è il periodo che è più stancante in assoluto di tutta la programmazione che io solitamente utilizzo, che propongo, che proponiamo. Per affrontare in maniera produttiva un periodo come questo, devo aver lavorato in maniera corretta prima. E adesso arriviamo al dunque del protocollo di potenziamento neurale. Il protocollo di potenziamento neurale ha una durata che
che varia dalle 9 alle 13 settimane. Io vi suggerisco di farlo durare abbastanza. Adesso vado a cancellare e entriamo nello specifico di questa fase. Allora, io vi suggerisco di utilizzare una frequenza di allenamento di almeno 3 volte a settimana. È possibile eseguire il potenziamento neurale con più frequenza, ma io invito, nel caso vogliamo aggiungere un'altra seduta, quindi nel caso in cui vogliamo andare su 4 o 5 sedute settimanali, anche se al massimo consiglio 4, ecco, la quarta seduta, concentrateci del lavoro più che altro coordinativo, più che altro di esercizi di costruzione muscolare diretta, quindi magari molto lattacido, eccetera. Parliamo del potenziamento neurale. Quindi, potenziamento neurale. Bene, allora prendiamo in considerazione 3 sedute e vi devo raccontare da dove è nata l'idea del potenziamento neurale. Ok? L'idea del potenziamento neurale è nata da un programma che abbiamo presentato a un corso istruttori che vedeva nella prima fase, e ve lo scrivo qua, nella prima fase questo programma. Poi ragazzi, se per caso si vede troppo piccolo, se si vede male, me lo dite. Nella prima fase, questo programma prevedeva il fatto di partire da un carico del 60% e eseguire 8 ripetizioni per 4 serie. Ok? Si aumentava il carico del 2% a settimana, quindi 62, 64, 66%. 8 per 4 serie. Ok? Fatto ciò, quindi per 4 settimane facevo settimana 1, 60%, 8 per 4 serie. Settimana 2, 62%, 8 per 4 serie. Settimana 3, 64%, quindi 2% a settimana per 4 settimane. Fatto ciò, si tirava una riga e si cambiava metodo di lavoro, cioè si cambiava da un 8 per 4 serie a 5 serie da 5 ripetizioni. Ok? La progressione del carico, per esempio, prendiamo uno squat, settimana 1 faccio 4 serie da 8 a 60%, settimana 2 aumento 2%, eccetera, eccetera. Arrivato alla settimana 4 mi fermo, non faccio nessuna settimana di scarico, continuo ad aumentare il carico, per cui 68, 70, 72, 74, sempre con uno schema di 5x5. Ora, io ho provato ovviamente a sperimentare, cercando di migliorare questo programma, e quello che ne è venuto fuori è lo schema che vi presento stasera. In pratica, anziché fare dei blocchi in cui io decido che lo schema rimane uguale e aumento progressivamente la percentuale di carico, ho visto che è meglio effettuare un'alternanza di settimane in questo modo: pesante, volume, pesante, volume. Che cosa vuol dire pesante? Che cosa vuol dire volume? Allora, vi ricordate gli schemi di prima che ho detto 8 per 4 serie e 5 per 5. Ora, andiamo a definire che le settimane pesanti io le eseguo con uno schema del 5x5. Quindi, quando la settimana è pesante, io eseguo un 5x5. Quando la settimana è a volume, io eseguo 8 ripetizioni per 4 serie. Quindi, quando è pesante, 5 da 5. Quando è a volume, faccio 8 ripetizioni per 4 serie. Ok, in pratica, anziché fare un blocco unico in cui eseguo 4 settimane di 4x8 e 4 settimane di 5x5, io vado a intrecciare i due schemi. In pratica, la progressione che io avrò sarà una settimana pesante partendo, per esempio, dal 70%, che in realtà non è pesante.
Però ricordiamoci una cosa, ragazzi, non è pesante in senso assoluto, ma è pesante per una persona che ha appena affrontato un periodo di perfezionamento tecnico. Perché quando io sono stato per 6 o 8 settimane a curare la tecnica in maniera specifica dello squat, della panca e dello stacco, un 5x5 al 70% in realtà è un allenamento che a livello di percezione di carico sulla schiena o sulle mani nella panca è piuttosto intenso. Per quanto riguarda le settimane a volume, invece, partiamo da una percentuale del 60%. Settimana 1, 70%, 5 serie da 5. Settimana 2, 60%, quindi meno carico, però più volume di lavoro. 4 serie da 8 ripetizioni. Settimana 3, essendo pesante, io mi vado a richiamare alla settimana 1, quindi voglio lo stesso schema di lavoro, 5x5, però un 2% in più su quello che è il carico. Quindi 72%, 5 serie da 5 ripetizioni. La settimana 4, intuitivamente, sarà identica alla settimana 2, quindi sempre a volume e sempre 4 serie da 8 ripetizioni. Però, anziché il 60%, avremo il 62%. Ok? E in questo modo, aggiungendo una settimana di scarico molto blanda a livello di stimolo, magari con qualche carico in più, nella settimana di scarico in questo caso, considerando che lo stressor principale del programma è il volume, io nella settimana di scarico potrei utilizzare magari un po' più carico e un po' meno volume. Per esempio, la settimana di scarico può essere con una percentuale di carico intorno al 75%, quindi più alta delle settimane precedenti. Uno dice, ma come, scusa, la settimana di scarico la fai più pesante? Sì, la faccio più pesante perché comunque non si parla di percentuali elevate, per cui è più pesante, ma vado a fare meno volume. 4x8, 32, 5x5 fa 25, questi sono i volumi delle settimane precedenti. Una volta che io magari faccio 4 serie per 3 ripetizioni, al 75% è già una settimana di scarico, ok? Nonostante io abbia toccato dei carichi più alti. Con questa programmazione noi possiamo andare avanti parecchio, perché settimana 1, 70%, 5 serie da 5. Settimana 2, 60%, 4 serie da 8. Settimana 3, 72%, quindi 2% in più della prima, sempre lo stesso schema della prima, quindi vado a sovraccaricare il corpo però in una maniera assolutamente non lineare, cioè è lineare a settimane alterne. Ok? Perché facciamo questo? Noi facciamo questo perché ci permette di ingannare il corpo, tra virgolette. Sappiate che quando un aumento di carico è forzato, quando un aumento di carico è imposto al corpo e soprattutto quando le percentuali e i volumi di lavoro si alzano, il corpo inizia a mettere in pratica dei meccanismi di protezione. Questi meccanismi di protezione ci impediscono di proseguire con un programma di questo tipo in maniera produttiva per più di 2 cicli, quindi per più di 8 o 10 settimane. Quello che io voglio invece è portare l'efficacia di questo programma almeno fino a 13 settimane, ok? Però qua manca una cosa, che è la particolarità del potenziamento neurale, perché uno potrebbe dire, vabbè, dai, è finita qua, hai fatto il tuo schemino con le percentuali, ok. Allora, cerchiamo di ricordarci che cosa è accaduto nella fase perfezionamento tecnico. Nella fase di perfezionamento tecnico, il T1, io ho svolto tanti esercizi con dei movimenti lenti o con dei fermi strategici in punti di difficoltà dell'alzata. Allora, quello che io voglio fare in una fase transitoria, prendiamo, c'è il T1, poi c'è il potenziamento neurale e poi c'è una fase molto pesante a volume. Per essere pronta a quella fase volume abbiamo detto che il potenziamento neurale si incastra in mezzo. Io però nel potenziamento neurale non mi devo mai scordare del tipo di stimolo che ho dato durante il periodo di perfezionamento tecnico. Quindi vado ad aggiungere ad ogni seduta, adesso prendo davanti a me il programma così sono ancora più preciso, vado ad aggiungere al termine di ogni, diciamo, seduta a percentuale, vado ad aggiungere un ramping, quindi una scalata progressiva di carico,
con quella tecnica che io ho utilizzato nel T1, ovvero magari delle discese lente e delle salite lente o dei fermi strategici in punti dell'alzata, ok? Punti critici. Quindi, per esempio, qua posso fare 75%, 3 per 3, quindi 3 serie da 3 al 75%, dopo aver fatto quel tipo di lavoro, però questo lo eseguo con discesa in 5 secondi e salita in 5 secondi, se parliamo di squat. Ok? Se noi parliamo di squat, dopo aver fatto un 5x5 al 70%, proprio per andare a richiamare quella tecnica lenta che io ho imparato nel T1, beh, io posso fare 3 serie da 3 al 75%, per esempio. Nella settimana seguente, che è la settimana a volume, dove svolgo 4 serie da 8 ripetizioni al 60% del massimale, beh, cosa potrò fare? Potrò svolgere lo stesso programma della settimana precedente, magari con qualche ripetizione in più o qualche serie in più. Un'idea può essere sempre intorno al 70-75%, mettiamo 70, e posso svolgere 4 serie da 4 ripetizioni. Perché svolgo più volume rispetto alla settimana precedente? Beh, perché lo dicevo prima, sono nella settimana a volume. Quindi, così come con un'esecuzione normale, svolgo nella settimana 1 5 serie da 5 al 70% e poi con una tecnica lenta vado a svolgere 3 serie da 3 al 75%. Beh, nella settimana 2, essendo che voglio che aumenti il volume e cali leggermente il carico utilizzato, a esecuzione normale eseguirò 4 serie da 8 ripetizioni al 60% del massimale. Per quanto riguarda la tecnica lenta, magari farò 4 serie da 4 o 4 serie da 3 ripetizioni al 70% del massimale. Questa cosa, ragazzi, è fondamentale perché molto spesso, come dicevo prima, un errore grosso che causa una perdita di ipertrofia specifica da un periodo all'altro, capita questo, cioè ci si scorda di quello che si è fatto nel periodo precedente, cioè si inizia un protocollo di allenamento che speriamo che sia miracoloso o che sia efficace, quando invece è efficace solo per il primo periodo, magari solo per 4, 6 o 8 settimane e dopo ci convinciamo che bisogna variare, che bisogna cambiare, in realtà le cose che funzionano nello sviluppo muscolare e nel discorso di forza sono quelle che posso ripetere, ripetere, continuare a ripetere con delle piccole, piccole variazioni. Chi sostiene che le variazioni debbano essere grosse, solitamente non ha un quadro della situazione annuale, cioè magari è molto capace di farti migliorare per 2 mesi e poi dopo si va incontro a un grande stallo. E normalmente si dà colpa alla genetica, eccetera. In realtà, quando si va incontro a uno stallo a livello di sviluppo muscolare, a livello di forza, molto probabilmente, oltre che un discorso tecnico, è un problema di programmazione. Perché se noi facciamo dei protocolli in cui i pezzi sono slegati l'uno dall'altro, beh, diventa un casino. Diventa un casino perché io vado a dare uno stimolo che però non è accompagnato in precedenza e non è seguito da uno stimolo adeguato. Ok? Quindi considerate sempre la conseguenzialità dello stimolo. È fondamentale la conseguenzialità dello stimolo. Se in un periodo vado in palestra ed eseguo un determinato programma, nel periodo dopo io dovrò fare qualcosa che c'entra col periodo precedente. Anche se me lo dice il Papa che non va fatto, invece va fatto, ok? Cioè, può dirmelo chiunque, ma tutti i casi, ovviamente parliamo di atleti natural perché il resto non è affar nostro, però in tutti i casi di atleti natural è essenziale, tassativo, riuscire a capire come contestualizzare questo protocollo, ok? Quindi quello che faccio oggi, poi potete fregarvene completamente del potenziamento neurale e svolgere qualcos'altro, però sappiate che quello che funziona tiene conto di quello che è stato e prevede quello che accadrà dopo, altrimenti è una cosa completamente campata per aria. Ok? Allora, andiamo a vedere adesso qual è però la distribuzione settimanale, perché io ho parlato di squat. Potrei parlare di stacco da terra nella stessa identica maniera, ok? Quindi squat e stacco sono programmati in questa logica, è più per comodità e più per intellegibilità del programma.
sono programmati nella stessa identica maniera. Quello che cambia invece è la panca. La panca ho visto che risponde a degli stimoli differenti rispetto a questo. In pratica, ricapitolando un attimo, ma è importante farlo. Cosa facciamo? Settimana 1, 5 da 5 al 70%, parlando di squat. E poi faccio 3 serie da 3 ripetizioni con un po' più carico. Ecco, fare questo nella panca, cioè fare del volume con un'esecuzione normale e poi andare a fare un movimento lento con più percentuale di carico, potrebbe non essere la scelta migliore. Qual è la scelta migliore? La scelta migliore per la panca piana è riuscire a fare prima un lavoro lento, quindi magari un ramping con un limite tecnico che può essere la lentezza del movimento, che può essere un fermo lungo sia al petto che a metà discesa o a metà salita, e poi in una seconda fase riuscire a fare del volume. Per cui la panca sostanzialmente nella logica del potenziamento neurale viene non eseguita facendo del volume e poi dei movimenti lenti, ma viene eseguita facendo all'inizio dei movimenti lenti e poi del volume con un'esecuzione normale. Questo perché? Perché nella panca piana noi abbiamo bisogno di uno stimolo neurale più interessante all'inizio dell'allenamento. Cioè se noi facciamo 4 serie da 8 ripetizioni in panca e poi proviamo a fare delle singole con magari un fermo lungo, arriveremo a un carico che ci spegne a livello nervoso, non ci fa essere attivi. Invece se io faccio con un limite tecnico, quindi lentezza del movimento o fermo lungo, se io faccio un ramping progressivo riuscendo ad andare a toccare dei carichi interessanti, sto parlando di panca piana, e dopodiché vado a fare del volume di lavoro con un'esecuzione normale e un carico più basso, e questa cosa abbiamo visto che paga molto di più a livello di risultati. Devo specificare che ovviamente io sto parlando di un programma che è stato svolto da ragazzi in preparazione ai campionati italiani di powerlifting, è stato svolto da ragazzi che hanno poi affrontato delle gare di bodybuilding, per cui è abbastanza trasversale come logica di programmazione. Perché è trasversale? Beh, perché semplicemente ha senso. Ha senso programmare in questa maniera, ha senso precedere un periodo di forte stress, come quello del Jawad, con un programma di questo tipo, e ha senso far seguire un programma di impostazione tecnica con un programma di questo tipo. Adesso andiamo a vedere qual è la distribuzione settimanale e cerchiamo di capire, poi ovviamente alla fine ragazzi mi tengo un quarto d'ora se abbiamo voglia di interagire a livello di domande e eventualmente anche su qualcosa dell'alimentazione, perché ho visto che nel post di oggi era particolarmente richiesta. Adesso cancello un secondo e cerchiamo di capire come sono distribuite le sedute, perché io qua ho parlato di un esercizio fondamentale, ho parlato di squat, però in realtà non si fa solo squat, panca piana e stacco da terra. Specifico ragazzi, io scriverò solamente 3 sedute per una questione di comodità e di intelligibilità del programma. In realtà il programma può essere tranquillamente eseguito anche su 4 sedute. Ok? Allora, seduta 1, squat, panca e stacco. Ok, eccoci qua. Allora, cerchiamo di capire prima di tutto come si legge un programma quando ce l'abbiamo davanti. Un programma, se abbiamo detto che va sempre inserito all'interno di qualcosa, cioè bisogna guardare quello che è accaduto prima e quello che è accaduto dopo e quello che accadrà dopo, un programma non si legge seduta per seduta. Ok? Un programma si legge guardando la corrispondenza di un'alzata con la seduta successiva di quell'alzata. Mi spiego. Se noi guardiamo la seduta 1 di un qualsiasi programma, ok, squat fatto in una certa maniera, panca fatta in una certa maniera, stacco fatto in una certa maniera. Bene. Cosa significa? Beh, non significa assolutamente niente. Io il programma non lo devo leggere per singola seduta, ma lo devo leggere
per stimolo neurale e per stimolo muscolare, il che vuol dire che nella seduta 1, se io vedo uno squat, per capire che senso ha questo squat, devo vedere il corrispondente altro squat, perché avremo una frequenza pari a 2 per alzata, devo vedere in quale altra seduta faccio squat e che tipo di stimolo do al mio corpo durante l'altra seduta. Ok? La seduta 1, che abbiamo visto, segue lo schema per quanto riguarda lo squat. Ci faccio un asterisco. Ok? Ci faccio un asterisco perché quello squat lì è esattamente quella progressione che abbiamo visto prima. Per cui lo squat del lunedì prevede una settimana pesante, una settimana volume, una settimana pesante, una settimana volume e una settimana di scarico e poi si riparte. L'incremento percentuale è del 2% a settimana, ok, di seduta in seduta. Le settimane pesanti partono da un carico del 70%, le settimane leggere partono da un carico del 60%. Le settimane pesanti prevedono uno schema del 5x5, le settimane leggere prevedono uno schema di 4 serie da 8 ripetizioni. In maniera bilanciata rispetto a questo squat, io lo squat lo dovrò andare a eseguire almeno 2 volte, ok? Quindi dovrò avere uno squat che parallelamente mi va ad allenare delle altre componenti. Solitamente io suggerisco di andare direttamente a eseguire l'altro squat nella seduta 3, quindi a fare un box squat. Eseguendo un box squat, io tratterò questa alzata con un carico moderato, uno stress moderato rispetto a questo, ok? Quindi più leggero, quindi ci scrivo L, è la seduta leggera. Vi invito per ogni alzata a prevedere una seduta più leggera e coordinativamente più semplice, grazie al box, e una seduta più pesante. Quindi in ogni programma, se andate pesante una volta, ci deve essere almeno un'altra seduta in cui si bilancia questo stress. Questo box squat io lo eseguo facendo dalle 4 alle 6 ripetizioni e dalle 4 alle 6 serie. Ok? E la percentuale di carico vi consiglio di mantenerla leggermente più bassa rispetto a quella che è stata utilizzata nella settimana 1. Nella settimana 1, nella seduta 1, cosa avevo? Avevo 5x5 a 70%. Ecco, se ho usato il 70% nella seduta 1, nella seduta 3, quindi nella speculare di quella corrispondente, cosa vado a fare? Beh, vado a fare un po' meno carico, ok? Se là ho utilizzato il 70%, qua vado a utilizzare il 65%. Se là ho utilizzato il 60%, qua andrò a utilizzare il 55-57%. Ok? Qua basta avere un minimo di logica e di applicazione per riuscire a capire il programma, che non ho il minimo problema a mandarvi, per cui se scrivete alla mail della Forza, Andrea vi manda tutto quanto. Detto ciò, parliamo della seduta numero 2, cioè parliamo di come viene articolata la panca piana. Ora, per darvi una panoramica generica, globale del programma, io all'inizio di ogni seduta voglio focalizzarmi su un esercizio fondamentale, ok? Quindi se nella seduta 1 io vado a fare un focus sullo squat con tutto quel volume di lavoro, quindi 5 serie da 5, 4 serie da 8 e poi il lavoro lento, nella seduta 2, quindi nella seduta 2, 3 e 1. Nella seduta 2, che cosa vado a fare? Panca piana, e ci metto un bel asterisco. Perché ci metto l'asterisco? Perché la panca piana la voglio trattare così come ho trattato lo squat, però abbiamo detto prima che vado a invertire il tipo di lavoro, per cui all'inizio faccio del lavoro tecnico però pesante, ok? Quindi con un limite tecnico, un fermo lungo, discesa lenta, salita lenta, e dopo vado a farci il volume. Ve lo scrivo qua sotto così è più intuitivo, è più chiaro. Una seduta esempio di panca piana può essere 75%. Due per tre serie con fermo da 5 secondi. Ok, quindi faccio tre serie da 2 col fermo di 5 secondi, con un carico del 75%, quindi parecchio impegnativo. Dopodiché faccio 5 serie da 5 ripetizioni
con il 70%. Ok, quindi se nello squat io prima facevo il volume e poi facevo il lavoro lento più pesante, nella panca piana ha più senso fare prima il lavoro lento o con fermi strategici in punti critici dell'alzata e poi il volume. Questo perché? Semplicemente perché la panca ha bisogno di uno stimolo elettrico neurale e siamo più sensibili al carico nella parte alta del corpo, per cui ci destabilizza di più, vogliamo utilizzare il carico alto nella prima parte della seduta. Cosa avremo, ragazzi, nella seduta 3? A questo punto mi sembra abbastanza intuitivo. Stacco da terra. E ci mettiamo un asterisco. Perché? Perché io voglio trattare lo stacco da terra nella stessa identica maniera in cui ho trattato lo squat, per cui, ripeto, volume a inizio della seduta con esecuzione normale e poi vado a shiftare su del lavoro lento, per esempio salita lenta, stacco da terra con salita lenta, come abbiamo fatto nella panca, 3 serie da 2 ripetizioni con il 75% del massimale. Ok? Come vado a condire tutto il resto con altri esercizi, quindi eventuali complementari, o come articolo la panca, come articolo lo stacco nelle altre sedute. La panca della seduta numero 1 vi suggerisco di mantenerla con un carico che va dal 75% all'80% e che va dalle 2 alle 3 ripetizioni per 5 serie. Quindi la seduta tipica della giornata 1 per quanto riguarda la panca piana, che ha un fortissimo impatto neurale, ok, quindi anche di stimolo ipertrofico, anche se letta così non sembra, mi avvicino un po', la panca piana prevede, dopo questo squat a volume, quindi immaginiamo lo stato in cui è il corpo dopo questo tipo di stimolo, il corpo è stanco, ha fatto tanto volume, ha bisogno di qualcosa di più intuitivo a livello motorio, ok? La cosa intuitiva a livello motorio è mettergli un carico intermedio e fargli fare delle doppie o delle triple piuttosto fluide. La panca piana del giorno 2 l'abbiamo trattata, andiamo a vedere però dopo la panca piana, quella panca piana a volume, quindi stimolante, quindi anche stancante, che tipo di complementari ha senso fare. Prendo il programma così riesco a essere perfettamente. Ok, allora, lavoro di spinta in verticale, spinta verticale. Ok, ricordiamo che ne abbiamo trattato anche l'altra volta, molti soggetti non hanno la mobilità sufficiente per poter fare in maniera corretta delle distensioni sopra la testa, per cui in questo tipo di esercizio di assistenza, che non è complementare ma semplicemente un esercizio dove varia il piano di lavoro, io vi suggerisco su certi casi di particolare rigidità, e vi suggerisco di inclinare leggermente lo schienale, per cui può non essere verticale, ma può essere per esempio a 60 gradi, o 70 gradi, o 45 gradi, in base al piano di lavoro che il soggetto riesce a eseguire, cioè a seguire nella maniera più corretta. Dopo questo tipo di lavoro vediamo delle trazioni sull'asse sagittale, quindi rematore. Però facciamo rematore un braccio e lo mettiamo con salita in 5 secondi. Perché lo mettiamo con salita in 5 secondi? Perché io, ragazzi, voglio fare un esercizio che mi vada a richiamare quell'esecuzione lenta delle prime serie di panca. Ok? Quindi vado a fare un richiamo a livello di memoria motoria. Bene? E qua posso eseguire, per esempio, 5 serie da 5 ripetizioni. Immaginate che una salita in 5 secondi durante un rematore la rende particolarmente differente rispetto a un'esecuzione magari più veloce e strattonata. Al termine della seduta possiamo inserire un altro esercizio di dorsali, per esempio va benissimo in questo contesto un pulley che può essere eseguito stando più rilassati, oppure parlo a livello scapolare, oppure del lavoro di trazione con il torace in appoggio, che può essere per esempio un seal row, che può essere un vertical row, che possono essere delle aperture posteriori o con elastico o con manubri, sia in piedi, se abbiamo un elastico, sia chinati avanti, quindi alzate a 90.
Per quanto riguarda l'ultimo esercizio di questa seduta, solitamente, vi dico però anche per una questione di abitudine, nella seduta 2 inseriamo lo stacco dai blocchi. Quando scrivo stacco dai blocchi mi riferisco al fatto che il bilanciere è più alto rispetto alla posizione, quindi il bilanciere è sui blocchi, ok? Quindi stacco da rialzo. Uno stacco da rialzo, lo dico sempre, conviene farlo generalmente, salvo particolari predisposizioni, particolari leve, eccetera. Lo stacco da rialzo ha senso farlo più leggero di quello che facciamo da terra, perché sembrerà strano, ma coordinativamente è più complesso. Cioè, nello stacco da rialzo, come massimale, faccio di più. Cioè, il bilanciere, se non parte da terra e parte più alto, riesco a caricarlo di più. Il problema è che per eseguirlo bene e per far sì che questo esercizio mi doni coordinazione sulle altre sedute, devo usare meno carico, perché non ho il caricamento elastico delle gambe, perché le tibie si vanno a trovare in una posizione che è di impedimento per il bilanciere nello stacco dei blocchi. Infatti, solitamente anche per chi ha leve buone ci si trova non in maniera ottimale. Quindi lo stacco da terra è bene, lo stacco del rialzo lo facciamo più leggero rispetto allo stacco da terra. Seduta 3, abbiamo concluso la 2, andiamo sulla 3. La seduta 3, e prendo di nuovo il programma, prevede appunto questo stacco da terra secondo lo schema pesante volume e scarico, okay? Quindi facciamo cicli di 5 settimane a oltranza. La panca piana è assolutamente simile a quella del giorno 1, semplicemente aumentiamo appena un po' il volume e caliamo un po' il carico utilizzato, per cui andrò in una panca piana, quindi panca piana. Questa panca piana che cosa vedrà? Vedrà un carico ridotto del 5% rispetto alla seduta 1, quindi anziché 75-80% avremo 70-75% del nostro massimale, con qualche ripetizione in più, quindi anziché 2 o 3 ripetizioni, 3 o 4 ripetizioni, per sempre 4 o 5 serie. Ok? Vi chiedo una cosa, ragazzi, si vede discretamente bene quello che è scritto alla lavagna, a parte il fatto che ci sto davanti? Vi chiedo conferma così posso proseguire, diciamo, con la spiegazione. Fatto ciò, io però voglio riuscire a inserire anche dell'ulteriore lavoro complementare, lavoro di costruzione muscolare specifica e del lavoro sostanzialmente di miglioria a livello coordinativo, no? Perché un bodybuilder che va a affrontare un programma di questo tipo vede sicuramente nel programma tantissimi esercizi fondamentali, quindi tanto volume su esercizi complessi che sono belli tutto quanto, però molto spesso anche in off season si ha bisogno anche di più lavoro specifico, ok? Quindi se svolgo questo programma con un chiaro intento ipertrofico o di bilanciamento corporeo, quindi proporzioni, qualità muscolare, eccetera, ho bisogno di inserire anche qualcosa in più, in modo che una volta che io vado a affrontare un periodo di massimizzazione della resa estetica, quindi man mano che mi avvicino al periodo di top condition fisica, io ho già durante l'anno svolto degli esercizi di quel tipo e non colgo impreparato il corpo. Prima di dirvi che cosa suggerisco durante la quarta seduta, cerchiamo di capire la seduta nel giorno 1, la seduta dello stacco da terra. Che cosa faccio? Prendo di nuovo il programma così. Ok. Abbiamo due alternative. La prima alternativa, quindi la prima scelta, vuole che lo stacco da terra, anzi, facciamo un passo indietro. Come sarà l'atleta a livello di stanchezza fisica, capacità di coordinazione, voglia di fare, volume di lavoro accumulato, acido lattico, eccetera, eccetera, dopo squat e dopo panca? Allora, abbiamo detto che nel giorno 1 la panca non è particolarmente pesante, per cui non è tassante. Però questo ragazzo si è sparato magari un 5x5 di squat al 70% e poi 3 serie da 3 al 75% con esecuzione lenta, per cui a livello coordinativo sicuramente è abbastanza stanco, ok? È stanco anche se fisicamente potrebbe ancora dare qualcosa. Allora, quello che voglio fare
in questa seduta qua a livello di stacco e fargli fare qualcosa giusto per muoversi, ripassare il movimento, ma certamente qualcosa che non sia pesante per il corpo. E le percentuali di lavoro sullo stacco variano dal 60 al 70% e svolgo serie mediamente da 3 ripetizioni per 5 serie. Ok, apparentemente 5 serie da 3 al 60-70% di stacco potrebbero sembrare assolutamente non allenanti. In realtà, ragazzi, dobbiamo sempre considerare che l'effetto allenante di un esercizio deve considerare tutti gli altri effetti allenanti degli esercizi nel resto della settimana. Mi spiego. Se io un giorno eseguo due serie di 2 ripetizioni nello stacco da terra, col 50% del massimale, allora uno può dire, ah, ma assolutamente non è allenante. Ma aspetta un attimo, se io il giorno prima ho fatto massimale di stacco e 10 serie da 10 ripetizioni con il 60% del massimale, ammesso che sia possibile farlo, beh, quelle 2 ripetizioni al 50% che faccio il giorno dopo hanno un effetto completamente diverso rispetto al farle senza aver accumulato un volume di lavoro di questo tipo. E questa cosa, ragazzi, quando si programma è fondamentale, cioè non dobbiamo considerare la singola seduta, cioè fai delle doppie all'80%, allora sei un powerlifter o allora sei un bodybuilder, ma dipende cosa hai fatto nel resto della settimana. Cioè, per darvi un'idea, tutti i 6 ragazzi che porteremo ai mondiali quest'anno, anzi lunedì, partiamo per Boston, tutti e 6 hanno delle sedute in cui non svolgono tantissimo lavoro o non fanno tantissima fatica nella singola seduta. Però, per esempio, se noi prendiamo Mattia Zanutto, quello di cui parlo più frequentemente, se noi prendiamo Mattia, beh, magari Mattia in un allenamento esegue delle super serie, esegue tantissimo lavoro metabolico, tantissimo lavoro lattacido, e ci sono delle sedute in cui magari fa 3 singole di panca al 75-80% del massimale, che di per sé non sono allenanti in senso assoluto, ma sono allenanti perché vanno a colpire un muscolo che è in una fase di recupero, viene stimolato in una maniera differente rispetto a quando si trova invece in una maniera completamente di riposo, okay? E quindi l'effetto ipertrofico è amplificato. Quindi quando leggete un programma, quando stendete un programma, andate sempre a considerare lo stato metabolico e di stress meccanico e di accumulo di lavoro e di accumulo di lavoro neurale in cui giace il corpo o il singolo muscolo del soggetto che stiamo andando ad analizzare. Ok? Questo perché, ragazzi, ripeto, 2 serie da 2 al 60% non sono allenanti in senso assoluto, ma 2 serie da 2 al 60% inseriti il giorno dopo aver fatto una seduta molto 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 tassante hanno un effetto prima di tutto rigenerativo, secondo ripassiamo il movimento, terzo andiamo a dare uno stimolo giusto, quindi non eccessivo ma ben accetto dal corpo, andiamo a dare questo stimolo a un corpo e a un muscolo che stanno recuperando, ok? Quindi si amplifica l'effetto ipertrofico. La storia del muscolo che deve recuperare è vero, cioè se noi alleniamo i bicipiti con 10 serie da 10, 5 volte a settimana, i bicipiti difficilmente cresceranno perché vado in overload. Se io però faccio 10 serie da 10 e poi il giorno dopo faccio 5 serie da 3 con salita lenta di curl bicipiti, sono cose che abbiamo sperimentato, beh, a questo punto cresco di più rispetto a fare solo 10x10 o del fare 10x10 molto frequentemente. Per cui la sovrapposizione degli effetti, quindi io do uno stimolo, boh, avrebbe un effetto, però su questo stimolo ci vado a montare uno stimolo che segue temporalmente l'allenamento 1. Esempio, 8 serie da 8 il lunedì di bicipiti, il martedì stesso faccio 5 serie da 3 ripetizioni con salita lenta. Ecco, questa cosa non va né a intaccare il recupero, né a bruciare le fibre, né a sovraccaricare il sovrallenamento, anzi, se è tarato giusto, va ad amplificare l'effetto di quel 8x8, ok? Quindi considerate sempre questo mentre stendete un programma. Se io il lunedì vado a fare uno squat pesante e il giorno 2 vado a fare uno stacco da rialzo leggero,
Questo stacco da rialzo leggero, proprio perché è leggero, di settimana in settimana va a incrementare l'effetto ipertrofico della seduta 1, ok? Proprio per la legge della sovrapposizione degli effetti, ok? Quindi non è una questione di ah, oggi mi distruggo le gambe o oggi ho gonfiato i pettorali, grande, ho fatto pompaggio e sono un eroe. Puoi considerarti un eroe, mi fa piacere se ti consideri un eroe per delle cose del genere, ma l'effetto ipertrofico avviene unicamente, viene potenziato quando noi abbiamo una concatenazione di eventi molto precisa, ok? Non deve essere assolutamente casuale e non deve essere un ma mi alleno giusto per, chiaro? Allora ragazzi, vi dico adesso la mail di La Forza, così eventualmente se volete la programmazione, perché io dovendo partire lunedì per Boston ho delle tempistiche un po' particolare in questi giorni, non riuscirei a rispondere a tutti, quindi laforzareggioemilia@gmail.com, mandate una mail lì, quindi laforzareggioemilia tutto minuscolo, tutto attaccato @gmail.com, mandate una mail e Andrea vi risponde, vi gira la prima fase del potenziamento neurale, così in base a questa spiegazione, che ovviamente rimane parziale perché non abbiamo visto tutto il programma steso, però abbiamo capito le regole, e riuscite a farvi un'idea proprio specifica del funzionamento. Adesso vorrei tenermi una decina di minuti per rispondere alle vostre domande, per cui se avete domande sia riguardo a questa cosa qua, sia riguardo magari alla preparazione, ne parlo anche molto volentieri, nel senso che come sapete non ho il minimo segreto, se volete chiedere qualsiasi cosa delle preparazione dei ragazzi che vanno ai mondiali, io sono qua per rispondervi, per cui se volete sapere il segreto di Babacar si chiama genetica, si chiama essere nati in Senegal, anzi il segreto vero di Babacar è il Legalon e vi invito a utilizzare questo integratore. Scherzi a parte ragazzi, se avete domande è il momento di farle. E per quanto riguarda, ripeto, la programmazione ve la invia Andrea se gli mandate la mail. Non so, Jack, vuoi dire qualcosa? Magari tra qualche minuto sì. Tra qualche minuto, ragazzi, arriva Jack, per cui se avete domande sulla preparazione dei Men's Physique vi risponderà Jack Mambelli. Niente, dico due parole in attesa delle domande. Partiamo lunedì, i mondiali sono sabato, sabato 18, ovviamente faremo una diretta, vi terrò aggiornati, anche ci dovremo allenare là piuttosto frequentemente perché i ragazzi ovviamente nell'ultima settimana si allenano e si allenano anche pesante, e li vedo tutti stra in forma. Stasera è venuto Matteo Petrucci ed è eccezionale, secondo me è l'anno buono per riuscire a concludere qualcosa di davvero interessante. Mattia Dotteschini. Sì, io ne ho una. Dopo il PN si parla sempre di JAV, ma nel caso di una programmazione più specifica da PL, quale potrebbe essere il seguito? Ma Matti, allora, ti dico, i ragazzi di Acquiterme, tra cui Salvatore, Mattia Coltella, eccetera, Manuel Moretti, i ragazzi, c'è questo gruppo di ragazzi con il quale ho iniziato a lavorare a gennaio. Questi ragazzi sono arrivati in gara a giugno e hanno avuto soddisfacenti incrementi a livello di massimali e hanno seguito esattamente il T1 per come è stato preso, ovviamente un po' personalizzato, però la logica è rimasta quella lì, e poi il PN, e hanno gareggiato nel powerlifting. Per cui in realtà questo programma, riadattato leggermente come volumi, va benissimo, sono 13 settimane di preparazione, vanno più che bene per una preparazione agonistica. È ovvio che è un programma abbastanza crossover, cioè ti dà anche ottimi ritorni a livello ipertrofico, non è un programma specifico per la forza, ecco, cioè hai ottimi incrementi di forza, però non è solo forza, ok? Come un po' tutte le nostre programmazioni. Nel tempo, ovviamente, io sto studiando dei protocolli che siano più che altro esprimibili durante una diretta, e quindi non vi presento in diretta la totalità delle programmazioni, perché
ogni programma ovviamente deve essere contestualizzato, però nel tempo piano piano arriverò a parlare di tutti quanti. Ti posso dire, Matti, che la logica che sto utilizzando adesso per quanto riguarda le preparazioni di powerlifting consiste in cicli di 3 settimane, ma questo anche un po' nel bodybuilding, però vedo che nel powerlifting funziona in maniera particolare. Come funziona? Funziona una settimana pesante, una settimana volume, una settimana leggera. Nella settimana pesante hai dei ramping, un po' come è distribuito qua, però ogni 3 settimane ne fai una di scarico. Sto vedendo, in pratica, questa idea mi è nata perché a 2 o 3 atleti l'anno scorso, in questo periodo, a ottobre, ho dato un programma e gliel'ho lasciato per 6 mesi, poi ho visto che funzionava, gliel'ho lasciato per 1 anno e sto cercando di fare così, e sono atleti che sono migliorati tantissimo, e sto cercando di fare così, di trovare una sorta di protocollo di 3 settimane che viene eseguito a ciclo, a ciclo, a ciclo, e ogni 3 settimane si fanno piccole piccole modifiche sulle 3 settimane, quindi pesante, volume, leggero. Questa soluzione mi permette di capire molto bene come funziona l'atleta e di lasciarlo sempre su un ciclo che funziona in maniera ideale. Allora, leggo le domande. Non ho capito se in questa fase inserisci il dell'attacido. Allora, Riccardo, poco, perché lo vorrei limitare al giorno 4, quindi una volta che fai richiesta del programma e ti viene mandato, guarda bene il giorno 4. Il lattacido in questo periodo non lo dobbiamo toccare più di tanto perché vogliamo una certa brillantezza del sistema nervoso. Ti faccio questo esempio: Mattia, che è in preparazione appunto per i mondiali, ha migliorato tantissimo la tecnica di esecuzione, per esempio sulla panca piana, per cui uno dovrebbe dire: allora è migliorato come carico? No, in realtà, avendo la necessità in questo periodo di fare tanto lattacido, tanto diciamo volume su pettorali, spalle, tricipiti e tutto l'upper, la spinta è risultata molto molto più, risulta molto più spenta, poi è comunque buona, però ha meno elettricità, ok? Quando vai a fare tanto lattacido il sistema nervoso si abbassa un po', ed è un errore che molti bodybuilder fanno, cioè quelli che pompano come dei dannati tutto l'anno, molto spesso hanno un periodo di 2 anni di gloria assoluta, poi dopo o smettono o dicono che gli altri sono dopati o hanno uno stallo grosso. E questo accade proprio perché iniziano a dare uno stimolo di quasi sedativo al sistema nervoso. Quindi quando vai a mixare troppo il lavoro neurale con quello lattacido, se l'atleta non lo sa gestire, beh, pian piano si siede il sistema nervoso, ok? Norma dice: ciao, quindi dopo le 4 settimane dove aumento del 2% faccio quella di scarico, esatto, e poi ricomincio aumentando sempre il 2% partendo dalla percentuale lasciata alla 4ª settimana, esatto, esatto. Però Norma, faccio una piccola precisazione, tu non è che aumenti il 2% ogni settimana, tu hai praticamente 4 settimane, pesante, volume, leggera, 70%, 72%, ok? Non è 70, 72, 74, 76, è 70%, 72%, quindi la prima e la terza, che combaciano perché sono entrambe pesanti, passi dal 70 al 72%. Quelle a volume partono invece dal 60, per cui parti 60, 62, ok? Quindi sono sfasate di uno, spero di essere stato chiaro. Comunque una volta che vedi il programma ti fai un'idea molto, molto chiara. Comunque la risposta è sì. È possibile inserire nel programma anche del calfo, delle alzate per deltoidi? Assolutamente sì, in questo programma non si allenano gli addominali. Ok, Alessandro, giusta osservazione. Io gli addominali, a meno che l'atleta debba fare un lavoro specifico, io li do per scontati, sia come riscaldamento, sia come eventualmente defaticamento o esercizio finale al termine della seduta. Ok, quindi non è stato specificato, però sì, assolutamente vanno inseriti. Sai, il lavoro dell'addome è talmente specifico e soggettivo, proprio perché ci sono ragazzi ad altissimo livello che fanno addome una volta a settimana e ci sono ragazzi che hanno necessità di allenarlo addirittura in più sedute, ma all'inizio e alla fine della seduta. Quindi ho preferito dare un panorama generale senza entrare troppo nello specifico di situazione in situazione, proprio perché mi importava che passasse l'idea di come vengono effettuati i fondamentali e di come viene contestualizzato l'interno programma all'interno di un ciclo annuale. Cristina,
Qualche consiglio su come mantenere la forza durante il calo peso? Sì, infatti anche ai MoneyFair, alimentazione, come tenere alte o abbassare, o alzare abbastanza le chilocalorie in off-season senza ingrassare. Ok, parliamo un attimo di cibo. Vi parlo di quella che è la mia esperienza, nel senso di quello che ho visto accadere su diversi atleti. Allora, la convinzione più grossa che ho è che la maggior parte di chi fa un calo peso fa un calo peso troppo veloce. Per darvi un'idea, la totalità, il che vuol dire la totalità dei ragazzi che ho accompagnato in gara di bodybuilding quest'anno, e per una gara di bodybuilding bisogna essere discretamente magri, anche se non eccessivamente tirati, però bisogna essere magri, la totalità di questi ragazzi ha incrementato il proprio massimale durante il percorso di dimagrimento. Perché? Perché la maggior parte di questi ragazzi è calata di 5-10 kg, quindi una media di 7-8 kg, in un anno. Ok? Tu prendi le calorie di 10 kg, che sono 90.000 kilocalorie. Esempio, anche se effettivamente il grasso stoccato ha meno chilocalorie, però arrotondiamo per eccesso, io devo bruciare 90.000 calorie, fai 90.000 diviso i giorni dell'anno e ti viene una cifra assolutamente, mi fate ragazzi 90.000 diviso 365, arrotondando per eccesso perché sappiamo che il grasso corporeo stoccato non ha esattamente quelle calorie. 250 calorie di deficit ogni giorno per riuscire a perdere 10 kg in un anno, ok? E questa cosa, Cristina, la puoi fare perché è possibile, perché cazzarola, a me è capitata, cioè mi è capitata su tutti quelli che sono dimagriti, ma vi invito, se la cosa suona strana, perché capisco che sia strana perché è rara, però secondo me è rara perché ho la fortuna di lavorare con dei ragazzi che sono molto mentalizzati anche sull'alimentazione. Ti parlo di powerlifting. Avere tanti ragazzi in squadra che fanno bodybuilding fa sì che anche tutti i powerlifters stiano a dieta tutto l'anno, ok? Magari ragazzi come Mattia, che è qua, che pesava 120 kg, adesso è sceso a 108, poi è ritornato pian piano a 111. Ecco, però Mattia stasera io ho mangiato una pizza, lui ha mangiato riso con tutto pesato, perfetto, tutto l'anno tassativamente. Al che uno dice, ma è uno stress. Beh, chiaro, se vuoi vincere ti devi stressare un pochino, se no è troppo facile. E il discorso è che molto spesso ho visto ragazzi capaci di scendere di una categoria di peso, quindi pesare 83 e andare a gareggiare a 74 kg, parlo per esempio Antimo Cembalo, è arrivato secondo ai campionati italiani di powerlifting, e aumentando i propri massimali e perdendo svariati chili in anche un tempo relativamente ristretto. Questo perché? Perché Antimo è in un regime alimentare controllato tutto l'anno, e quando fai sempre tutto perfetto e limiti le tue assunzioni alimentari, le tue fonti alimentari, non a pochi alimenti, però riesci a capire ciò che è più accettato di buon grado dal tuo corpo, in quel momento appena fai un piccolo cambiamento il corpo reagisce positivamente. Normalmente posso dirti che nel powerlifting la prassi è devo fare il calo peso, allora sto a 1000 calorie per un mese così perdo 5 kg, beh lì è un disastro. Secondo me la maggior parte delle leggende sul calo peso sono alimentate da soggetti che non hanno la capacità di stare a dieta. Allora dovremmo dire, dato che non so stare a dieta e dato che non reggo la dieta per un lungo periodo e non mi va di controllare gli alimenti e voglio andare a fare l'aperitivo, perderò chili sul bilanciere una volta che dimagrisco. Allora questo è vero. Non è vero che un calo peso graduale progettato e studiato durante 6 mesi o un anno di tempo ti toglie forza. Questo non è vero. Non è vero perché io non l'ho visto accadere in nessun caso in cui l'atleta sia stato particolarmente preciso. Ok? Quindi devi sempre capire il contesto da cui vengono delle informazioni. Il contesto da cui vengo io vede che in tutti i casi, un altro caso è Anna, che ha vinto i campionati italiani di powerlifting, ha fatto il record italiano di stacco, ha perso 9 kg, che per una ragazza sono tanti, in 4 mesi, che per una ragazza sono pochi per perdere 9 kg, e ha aumentato di 20 kg
totale del suo, dei suoi massimali. Quindi ho tantissimi casi di fronte a me che vanno un po' contro quelle che sono le leggende metropolitane del calo peso, ma lo stesso Thomas Maggiò, che adesso mi fa una domanda e la leggo, sta avendo pure in calo peso, ha perso tipo 8 cm di giro vita e un solo chilo di peso corporeo, grazie a uno stimolo neurale e grazie a una manipolazione alimentare. Thomas è una macchina da guerra, come deve essere un atleta, perché gli atleti sono macchine da guerra e sono seri sull'alimentazione, così come sono seri sull'allenamento. E se un powerlifter non ha voglia di mangiare in maniera precisa, amen, ci rende il gioco più facile in gara. Allora, Ame dice, Thomas dice, Ame, sopra ti ho fatto una domanda relativa alla possibilità di avere un'ipotetica alzata che fa fatica a seguire la programmazione delle altre, nel senso che resta indietro rispetto alle altre. Ok. Thomas mi sta chiedendo, cioè praticamente, se non reggo il programma su una certa alzata, magari faccio un potenziamento neurale e va molto molto bene sullo squat e sullo stacco e meno sulla panca. E Thomas, lì devi fare, una volta che hai capito le logiche del programma e le hai interiorizzate, devi andare un po' a mixare e a rendere ibrido il percorso. Tu puoi svolgere un periodo di potenziamento neurale su due alzate, ok, solo su due alzate, e invece riuscire a trasferire un prolungamento del T1 sulla panca, ok? Quindi potenziamento neurale su squat e stacco, e sulla panca piana vai a fare sempre dei movimenti lenti o dei fermi lunghi, ok? Vediamo, domande, eccolo qua. Ciao Gabriele. Allora, finito un PN, immagino con relativi test massimali, sì, se non abbiamo esigenze di ipertrofia specifica, ripartiamo da un T1. Beh, Davide, mi devi dire che esigenze hai. Cioè, cosa vuoi farci col tuo corpo? Cosa vuoi farci con l'allenamento con i pesi? Cosa vuoi farci col bilanciere? Molto spesso, ovvio, colgo questa occasione non per fare un appunto a te, però per dire una cosa che penso e che credo possa essere utile. Dobbiamo avere chiaro l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Cioè, e non è una frase fatta, cioè, io voglio diventare più forte, voglio diventare un po' più forte e un po' più grosso effettuando una ricomposizione corporea. Cioè, nel calderone, che cosa ci vado a mettere? Perché se voglio farmi 2 anni di powerlifting, mi interessa una ricomposizione corporea, però assolutamente meno spinta rispetto al fatto di andare su un palco di natural bodybuilding o rispetto al voler fare il figo in spiaggia con gli addominali d'estate. Ok, quindi dobbiamo sempre riuscire a partire da un obiettivo realmente. Tu mi dici, finito un PN, ripartiamo da un T1. Dipende cosa volete fare. Non te lo consiglio perché è troppo poco tempo il PN per sviluppare a pieno delle abilità. Io farei comunque, cioè, l'esperienza di fare un blocco JAV con i pro e contro di questo blocco va fatta. Tutti coloro che l'hanno svolta l'hanno chiusa, almeno al 90%, diciamo, ed è veramente, veramente stimolante. Cioè, ti cambia proprio la reazione al carico, cambia il modo che il tuo corpo ha di spingere, ok? Ultima domanda. Allora, alimentazione. In un programma di forza, quanto sono importanti i grassi? Basterebbe semplicemente raggiungere un surplus calorico o devo considerare delle linee guida? Dipende, dipende dal tuo stato metabolico di adesso. Cioè, un errore frequentissimo, ragazzi, è partire da delle considerazioni assolute, tipo, qual è la cosa giusta per chi fa forza? Io ti chiedo, tu adesso come diavolo mangi? Vediamo che non ci siano delle incongruenze in quello che fai a livello alimentare, vediamo che il rapporto tra carboidrati e grassi sia almeno 9, parlo giornalmente, e mi sono arrivati dei casi, ragazzi, dove adesso non sto a citare chi e non sto a citare la motivazione per cui sono stati indotti a fare questo, però mi sono arrivati ragazzi che mangiavano 80 grammi di grasso e circa 250 grammi di proteine, pesavano 80 kg,
e i carboidrati erano dai 100 ai 150 grammi giornalieri, che è una follia assurda. Allora lì la questione non è come dovrei mangiare per fare forza, lì è aspetta un attimo, cioè il tuo metabolismo è in una condizione assurda, ok? In quel caso, anche se io voglio fare una dieta metabolica che è una porcheria disgustosa, c'è un adattamento graduale, ok? Quindi andiamo per gradi. In un programma di forza i grassi sono importanti, sono importanti. Io ho visto chi sta per tanto tempo a grassi bassi e arriva a percentuali di grasso molto molto contenute e tende a sviluppare un po' di infiammazione alle articolazioni, questo perché proprio anche a livello di tra virgolette, leggiamolo come lubrificazione, cioè si inizia un po' a accusarlo a livello articolare, proprio con i grassi bassi e con una percentuale di grasso corporeo molto 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 contenuta. Il surplus calorico ti posso dire che non è necessario per sviluppare forza. È ovvio che non puoi stare in ipercalorica per 3 anni e sperare di migliorare tantissimo. Ci devono essere delle fasi di ipercalorica, però non immaginarti che la forza di un powerlifter venga da una quantità di alimentazione, cioè una quantità di cibo smodata, un'alimentazione sbilanciata. Io voglio che i ragazzi che alleno arrivino a 35 anni in salute, che non siano in sovrappeso o sbilanciati proprio come fisicità, non tanto per un discorso estetico, però ragazzi, cioè comunque di allenarsi e di essere sportivi si parla, per cui un minimo di logica va sempre mantenuta. Secondo me un powerlifter troppo alto come percentuale di grasso, un powerlifter al 30% di grasso corporeo non è uno sportivo, cioè è uno sportivo ma dovrebbe, in funzione anche di un discorso di salute, rivedere, okay, la propria composizione corporea. Per chi ha focus sulla forza, dopo il PN cosa ci può essere? Ok, dopo il PN ci può essere il volume program, di cui parliamo la prossima volta, che può essere eseguito in sostituzione del PN o in seguito al PN. È una figata incredibile il volume, in squadra l'hanno eseguito praticamente tutti ed è la base su cui io costruisco tutti i protocolli di forza per atleti intermedi e avanzati, ok? E prevede delle giornate target, così come ci sono qua, però con un volume, con una progressione molto specifica di quello che è il volume, e permette di andare, nonostante il tanto volume che svolgiamo in certe target, permette di andare a tirare pesante su delle varianti. Per cui la logica del volume program, che presenterò probabilmente nella prossima diretta, è proprio quella di fare tanto volume in sedute specifiche, quindi sull'alzata fondamentale, e poi al termine della seduta utilizzare una variante. Se ho fatto volume sullo squat, utilizzo una variante di stacco, per esempio uno stacco con deficit o uno stacco con presa snatch o uno stacco con salita lenta, e riesco ad andare a stimolare la forza su un periodo di tempo lunghissimo, e devo dire che il volume è stata una ottima intuizione, me lo dico da solo, nel senso che è proprio l'ho studiato un anno fa, l'ho anche pubblicato tra l'altro in un articolo un po' di mesi fa, e costituisce la base sulla quale poi io vado a creare ogni tipo di programmazione. Ragazzi, allora, io vi lascio perché adesso ho riunione con i coach. Volete venire a dare un saluto? Ciao ragazzi! Adesso vi faccio vedere i nostri bellissimi coach, che sono i coach più belli della Terra, di tutti quanti. Ciao, guarda che bellini! Oh! Che belli! Ciao ragazzi! Ragazzi, noi facciamo un po' di formazione interna alla squadra. Adesso parleremo un po' di panca piana con i ragazzi. Io devo chiudere perché, non perché vi voglia tenere all'oscuro, ma perché devo trattare anche alcune cose di alcune preparazioni di certi ragazzi. E poi abbiamo apportato alcune modifiche per quanto riguarda, non so se avete letto sulla pagina La Forza, proprio su Facebook,
gli ultimi articoli sia sullo squat che sulla panca. Stiamo andando a modificare abbastanza quello che è l'assetto che abbiamo tenuto fino a un po' di tempo fa sulla panca piana e ci stiamo accorgendo di un miglioramento immediato e drastico, per cui dobbiamo riuscire a specializzarci, così come abbiamo fatto sullo stacco da terra con incredibili risultati l'anno scorso, lo stiamo facendo anche sulla panca piana, che è un'alzata sì più complessa, ma una volta che viene compresa pieno, in realtà diventa, poi come tutte le cose, no? sono difficili fino a un certo punto, poi quando capisci il punto focale cambia completamente. Quindi avremo, secondo me, ottime soddisfazioni anche da questa alzata. Vi saluta Mattia Dotteschini, il videomaker, è uno dei videomaker più probabilmente più promettenti in Italia. Ragazzi, io vi saluto, ci vediamo presto, farò sicuramente vi terrò aggiornati dall'America durante i mondiali. E ieri hanno confermato il visto a Babacar, cosa che non era assolutamente scontata, nel senso che adesso per andare negli Stati Uniti c'è una politica piuttosto restrittiva e piuttosto difficile da superare per quanto riguarda l'ottenimento del visto, perché Babacar non è cittadino italiano, e però l'abbiamo ottenuto e quindi Baba arriva qua venerdì, poi vi terrò aggiornati eventualmente con una diretta mentre ci alleniamo, perché vogliamo assolutamente vincere, per cui faremo l'impossibile. Buona serata ragazzi e ci sentiamo presto. Scrivete, allora la mail è laforzareggioemilia@gmail.com se volete il programma, ve lo manda Andrea. Ciao!